siamo un po' in ritardo, chiudiamo in fretta e passiamo subito il microfono e la parola a Mauro. Grazie. Grazie a te. Buongiorno a tutti. Allora, diciamo così, visto che non è la solita conferenza con tantissime persone, eccetera, facciamo, come dire, una chiacchierata tra amici. Per cui io vado a braccio e voi mi direte quando devo smettere. Quando volete io smetto. E facendo una chiacchierata tra amici facciamo anche così, voi mi interrompete quando volete. Ok? Quindi non aspettiamo la fine. Se quindi vi vengono domande nel corso o nel durante, alzate la mano, magari voi mi date, controllate anche se si può alzare la mano, magari se me lo perdo e così facciamo una chiacchierata. Allora, per chi non mi conosce, è necessario, siccome bisogna sempre, dico spesso, prendere le misure a chi parla, no? Perché non bisogna mai credere, bisogna sempre ragionare con la propria testa, perché cosa più rischiosa è quella di appunto credere passivamente alle cose che si sentono dire. Viviamo in un mondo che è pieno di maestri, io vi dico subito che non sono neanche un bidello, con tutto il rispetto per i collaboratori scolastici, quindi assolutamente bisogna prendere le misure a chi parla. Allora, nonostante le cose che sentirete, che io vi dirò, io non sono un ufologo, non mi sono mai occupato di ufologia, non ho mai visto un UFO in vita mia, anche se vivo avendo il Musinet lì di fronte, basta che apro una qualunque finestra di casa mia e vedo il Musinet, e non ho mai visto un Orbs, insomma assolutamente nulla. Allora, in veste di che cosa vi parlo? Io sono un traduttore di ebraico antico, traduttore professionale. L'ho tradotto per 10 anni per conto delle edizioni San Paolo, che hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento tradotti da me. Il mio lavoro è questo qui. Io devo tradurre letteralmente l'ebraico, i miei incarichi prevedono che io faccia una traduzione letterale, cioè io devo andare a cercare il significato originario delle radici consonantiche delle lingue semitiche, quindi traduco scrivendo da destra a sinistra esattamente come è scritto l'ebraico, devo controllare che l'ebraico sia scritto giusto, devo controllare che il testo greco sia scritto giusto e devo pubblicare qui sotto l'analisi grammaticale filologica di tutti i verbi dei testi che traduco. Io finora ho tradotto 23 libri dell'Antico Testamento, 17 sono già stati pubblicati, altri 2 li hanno le edizioni San Paolo, che non pubblicano più, non pubblicheranno più, perché da quando io ho cominciato a pubblicare questi libri qui, mi hanno tolto tutti gli incarichi. E adesso ho finito l'altro, che uscirà più tardi entro settembre. Comunque ho deciso a un certo punto di cominciare a divulgare le cose che trovo, che riscontro e che per primo stupiscono me, perché io traduco dal codice masoretico di Leningrado, che è il codice biblico più antico che si possieda, e vengono fuori delle cose curiose e interessanti. E allora ho cominciato a raccontarle. Ho cominciato a raccontarle mantenendo sempre la stessa metodologia, nel senso che io, siccome appunto non sono un maestro e non ho nessuna verità da divulgare, io metto sempre in gioco le cose che dico, per cui pubblico i versetti in ebraico, pubblico la traduzione letterale sotto, poi pubblico la mia analisi e tutto il libro è costruito così, in modo che chiunque possa o verificare o far verificare le stupidaggini che dico. Nel senso che basta andare alla comunità, io ho studiato ebraico con la comunità ebraica qui a Torino, quindi basta andare alla comunità ebraica e far controllare se le traduzioni che io ho scritto sono pertinenti o meno. Allora, quando si parla della Bibbia, normalmente noi abbiamo, facciamo così, siccome parlo della Bibbia, e quindi parlo di un argomento molto delicato, perché riguarda la fede delle persone. Allora, per prendermi le misure,
dovete sapere che io non mi occupo di spiritualità, non mi occupo di Dio, non mi occupo degli angeli, di questo io non so nulla, non so assolutamente nulla. Quindi non fatemi domande sui mondi spirituali, perché i mondi spirituali non li conosco. L'unica cosa che vi posso dire è che nella Bibbia quei mondi spirituali non ci sono. Non dico che non esistono, dico che non ci sono nella Bibbia. Nell'Antico Testamento non c'è neanche Dio, cioè non c'è neanche quel Dio che ci viene presentato come originato dall'Antico Testamento. L'Antico Testamento ci racconta altre storie, adesso alcune le vedremo. Non so bene che cosa vi racconterò, ripeto, quando io qui devo smettere, voi mi dite smetti e io smetto. Per cui, quando si parla di certi mondi, io lascio che parlarne siano gli esperti. Io faccio il mio mestiere, quindi vi racconto ciò che leggo. E quando si studia attentamente la Bibbia, la prima cosa che si impara è che sappiamo di non sapere. Nel senso che noi pensiamo, così nell'inconscio collettivo, che la Bibbia sia un testo antichissimo, fermo così da sempre, che è stato, perché così ci viene insegnato, che è stato ispirato, e che da millenni contiene delle verità. La Bibbia che possediamo noi è una Bibbia che è stata fissata, diciamo definita e sigillata, quando qui da noi regnava Carlo Magno. Quindi siamo tra l'VIII e il IX secolo dopo Cristo. Quindi non è un libro antichissimo, è un libro dell'800-900 dopo Cristo. È una delle tante Bibbie possibili, cioè quella che possediamo noi è quella che è stata vocalizzata da una scuola che si chiama Scuola di Tiberiade, che era in contrasto con altre scuole, quella samaritana, quella palestinese, quella babilonese, hanno vinto loro, e quindi noi possediamo la Bibbia che contiene la loro interpretazione ideologica e teologica. Se avessero vinto altri, possiederemo altre Bibbie. Quindi quando si parla di Bibbia sappiamo di non sapere. Questa è la convinzione con la quale lavoro io. E ovviamente per fare il mio lavoro, adesso ovviamente lo faccio solo più per conto mio, perché a livello professionale non lo posso più fare, io uso i testi e i dizionari pubblicati in Israele, curati dai rabbini, i dizionari di etimologia ebraica, proprio perché il mio compito è quello di andare a cercare il significato originario delle parole ebraiche. E che cosa hanno fatto questi della scuola di Tiberiade? Allora, anche chi non si occupa di questi temi sa che l'ebraico non ha le vocali, cioè l'ebraico viene scritto soltanto con le consonanti. Tra l'altro l'ebraico antico veniva scritto con una fila ininterrotta di consonanti, cioè non c'era neppure la divisione tra le parole. E quindi qualcuno doveva intanto identificare le parole, dividerle e poi attribuire a queste parole il significato aggiungendo i suoni delle vocali. Questo è stato fatto appunto da questa che dicevo, la scuola di Tiberiade. Altre scuole avrebbero vocalizzato diversamente. E quindi è stato fatto non sulla base di regole grammaticali o sintattiche, ma è stato fatto sulla base di idee, quindi di ideologie e di teologia. Cioè loro hanno introdotto il significato che loro volevano introdurre. Vi faccio un esempio di che cosa significa fare questo tipo di intervento. Qui c'è scritto Sefer,
Sefer. Se io ci metto queste due vocali, vedete tutti, che sono due A, questo qui diventa Safar e vuol dire contare. Se io invece di queste due vocali metto queste due vocali qui, che sono due E, diventa Sefer e vuol dire documento, libro, scrittura. Se io invece di queste due vocali qui metto queste due vocali qui, diventa Sofer e vuol dire segretario. Siccome siamo in una, quindi siamo dal verbo contare a libro, scrittura, documento, segretario, siccome siamo in un testo in cui c'è la sfilza di consonanti, se io dopo ci metto questa consonante qui, che potrebbe essere l'articolo della parola successiva, quindi io posso spaccare la parola qui, oppure posso spaccare la parola qui, qui ci metto queste due vocali, questo diventa sifra, che vuol dire cifra, numero 3, 4, 5, eccetera. Se io lascio tutto così, questa parola sifra, e continuo a leggersi sifra, ma metto un puntino qui in mezzo, questa parola sifra vuol dire libro di lei. Ci stiamo capendo? Quindi questo è il lavoro fatto dai Masoretti. Io adesso sto studiando su dei lavori di rabbini come Rav Shlomo Bechor, eccetera, che sono dei testi dove, pensate, all'inizio c'è scritto: questo testo è talmente sacro che non deve essere portato in bagno, ma sarebbe anche abbastanza scomodo perché è un tomone di 1000 pagine, e non deve essere portato neppure in una camera da letto dove ci siano due sposi, perché l'attività sessuale lo contaminerebbe. E studiando su questi testi si capisce come la Bibbia si può far dire tutto ciò che si vuole, o quasi. Con questo, teniamo presente che nessuno al mondo sa, siccome io seguo gli studi di filologia semitica dell'Università Sapienza di Roma, nessuno sa, nessuno al mondo sa, come fosse localizzata la Bibbia quando è stata scritta. Noi conosciamo la Bibbia che è stata vocalizzata al tempo di Carlo Magno. È chiaro? Quindi, una cosa certa è che sulla Bibbia non si possono costruire delle verità. Ora, questo lo so io e lo applico al mio lavoro, per questo dico non sono neanche un bidello, oltre a non essere un maestro. Però lo dovrebbero dire i teologi, lo dovrebbero dire i cabalisti, che fanno dire alla Bibbia tutto ciò che vogliono, tutto il contrario di tutto. Lo dovrebbero dire, diciamo, i cosiddetti esoteristi. E invece tutti regolarmente dicono: ah, la Bibbia dice così e vuol dire questo, oppure, questo è l'atteggiamento più comune, la Bibbia li dice così ma in realtà voleva dire che. Bisognerebbe sempre dire forse. Forse. Allora, uno dei più importanti esegeti ebrei, che era Rashid Troy, diceva appunto che alla Bibbia si possono attribuire anche 70 significati diversi, ma ce n'è uno che non possono non avere, che non può non avere, e che è il significato letterale, cioè il significato primo, quello che lui chiama la Peshat, cioè il significato semplice, immediato, quello delle parole, che ovviamente però già abbiamo visto sono state vocalizzate così. Allora, quando si parla di Bibbia, e questo è l'atteggiamento che mi è venuto fuori dagli anni di lavoro dove appunto ero contratto, obbligato a rispettare il significato, tant'è che questi libri qui sono anche un pochettino brutti da leggere, perché in realtà la traduzione letterale viene fuori in un italiano orribile, però è letterale, non a caso. E allora, dicevo, essendo obbligato a fare queste traduzioni letterali,
le cose che pian piano venivano fuori e che mi stupivano erano proprio derivate da una idea che poi è venuta maturando, che è quella di dire facciamo finta, cioè facciamo finta che la Bibbia, quando ci racconta una cosa, volesse dirci proprio quella. Non come fanno appunto teologi o cabalisti o esoteristi che dicono ma la Bibbia dice questo e in realtà voleva dire quell'altro, e quell'altro sono 3, 4, 5, 6, 7, 8 cose diverse l'una dall'altra. Basti pensare che sulla Bibbia sono costruite 3 grandi religioni, all'interno di ogni religione ci sono numerose teologie, a lato delle teologie appunto ci sono almeno 12 interpretazioni cabalistiche, a lato delle interpretazioni cabalistiche ci sono le interpretazioni esoterico-iniziatiche. Per tutti, l'importante è sempre dire che quando la Bibbia dice una cosa in realtà ne vuol dire un'altra. Invece noi facciamo, io faccio finta, fingo, che quando la Bibbia dice una cosa voglio dire proprio quella. E così facendo non è necessario introdurre la categoria del mistero, come invece sono costrette a fare tutte le religioni e le teologie, perché a un certo punto non si capisce più perché quel Dio della Bibbia faccia certe cose, prenda certe decisioni. Se invece umilmente si pensa che la Bibbia ci abbia raccontato semplicemente ciò che voleva, ovviamente con gli strumenti linguistici, culturali, concettuali del tempo, ci mancherebbe, non è più necessario introdurre la categoria del mistero. Quindi facciamo finta. Ripeto, quando io dico che il Dio che ci è stato insegnato non è nella Bibbia, non dico che Dio non esiste. Io non so se Dio esiste o no, sia ben chiaro. Ovviamente, come potete capire, io non ho le certezze degli uomini di fede, ma non ho neppure le certezze degli atei. Perché gli atei sanno che Dio non esiste. Io non lo so. Di Dio non parlo. Lascio che ne parlino quelli che sanno. A proposito di Dio, sappiamo che Dio si chiama in un certo modo. Con questo suono qui, così. E tutti conosciamo come Yahweh. Su questo si sono scatenati secoli di interpretazioni, di ricerche di significato, di attribuzioni di significato, senza tenere conto di un fatto, che quando questo nome è stato pronunciato, e lo ricordo per chi non avesse in mente la Bibbia, e di questo nome si parla sostanzialmente, poi viene citato più volte, ma come origine due volte. Si dice che al tempo del nipote di Adamo, al tempo di Enos, si cominciò a invocare questo nome qui, quindi al tempo del nipote di Adamo. Quindi abbiamo Adamo ed Eva, Caino e Abele, poi Caino uccide Abele, Adamo ed Eva fanno un altro figlio che si chiama Seth, Seth ha un figlio che si chiama Enos, e si dice che al tempo di Enos si cominciò ad invocare questo nome qui. Intanto vuol dire allora che Adamo, Eva, Caino, Abele e Seth non invocavano quel nome lì. Questo ce lo dice la Bibbia. Ma al tempo di Adamo ed Eva, che lingua parlavano? Qui siamo, poi magari dopo ne parliamo un attimo. Ovviamente nessuno al mondo lo sa. Poi questo nome qui ricompare nel libro dell'Esodo quando Mosè, in una delle sue tante salite sulla montagna, parla con questo personaggio che la Bibbia definisce Elohim, e sappiamo che Elohim è un termine plurale, che viene sempre, ovviamente nella visione monoteistica non può essere diversamente, tradotto al singolare come Dio, ma Elohim intanto non vuol dire Dio, e Elohim poi è plurale, e che per la Bibbia fosse plurale, questo è chiarissimo perché viene ripetuto costantemente. Ma qui siamo all'interno di uno degli esempi che facevo prima, la Bibbia dice Elohim ma in realtà voleva dire Dio, no, la Bibbia dice Elohim e in realtà voleva dire Elohim. E lo dice spesso e lo spiega anche, poi vediamo. Se ci sono domande mi raccomando, cioè, voglio dire, ovvio, potete immaginare, io magari do per scontate delle cose perché non posso fare
la storia della Bibbia, ma affermatemi in qualsiasi momento dicendo guarda che non ho capito, hai detto in qualsiasi momento, non c'è problema. Allora, gli Elohim sono tanti, non uno solo, lo sapeva Mosè, lo sapeva Giosuè, lo sapeva il popolo di Israele, lo sapevano tutti. Siamo noi che ci stupiamo e non vogliamo credere che gli Elohim fossero tanti. Ma che gli Elohim fossero tanti, per la Bibbia non c'è nessun dubbio. E si poteva scegliere come stare. Tant'è che quando Mosè sale sulla montagna e parla con questo Elohim, uno dei tanti, che era il governatore del posto, tra l'altro, quindi diciamo del sud di Israele, quello che adesso è Israele, quindi il Negev, il Sinai e l'Arabà, lui era il governatore di quel territorio, conosciuto come tale anche da altri popoli, non soltanto dagli ebrei, conosciuto prima dagli ebrei da altri popoli, come dicono chiaramente tutti i ritrovamenti epigrafici che ci sono lì nel territorio. E Mosè, appunto, in cima alla montagna, dice: senti un po', allora io e te sì, stiamo facendo il patto, io però devo convincere quelli là sotto, cioè insomma tutta quella cozzaglia di gente che non erano ebrei. Gli ebrei si sono, come dire, il popolo ebraico si è venuto formando nel tempo, era una cozzaglia di persone che hanno seguito Mosè uscendo dall'Egitto. Dice: io devo convincerli ovviamente a seguire te tra i tanti possibili. E quindi gli chiede sostanzialmente due cose, adesso vediamo quella del nome e poi vediamo l'altra. Dice: come cavolo ti chiami tu? Cioè, chi sei tu? Perché Mosè sapeva bene che lui non era Dio, cioè il Dio trascendente, unico, assoluto, spirituale, perché a quel Dio lì non si chiede il nome. Si chiede il nome ben sapendo che quello è uno dei tanti possibili. E allora lui gli dice la famosa frase Eieh Asher Eieh, che è stata tradotta in tutti i modi possibili e immaginabili, perché non si sa come tradurla. Io sono chi sono quel che sono, io sarò quel che sarò, io sarò quel che ero, io ero quel che ero, insomma, ognuno, tutto, tutto. Chi studia la Bibbia sa che è stata tradotta, ognuno ha messo la sua. E dice: però poi il mio nome è questo qui. E quindi voi, se volete, ricordatemi così. C'è un suono particolare. E quando lui ha detto il mio nome è questo qui, la lingua ebraica non esisteva. Cioè Mosè e quelli lì che erano nel deserto non parlavano l'ebraico, perché l'ebraico non esisteva. È nato almeno 4 secoli dopo. Quindi noi abbiamo un suono consonantico riportato in una lingua che, quando quel suono è stato pronunciato, non esisteva. Allora, se noi mettiamo che questa roba qui poi ha subito ancora il discorso delle vocalizzazioni, quale sia o quale fosse veramente il nome di questo qui non lo sa nessuno. Quindi tutte le elucubrazioni di ordine teologico o anche mistico che sono fatte su questo nome qui sono tutte legittime, per carità, ma sono tutte scelte assolutamente personali. Cioè ognuno è libero di fare quello che vuole, nessuno può dire la verità è quella lì, perché la verità non la conosce nessuno. Non sappiamo neppure in che lingua sia stato pronunciato. Questi qui che con Mosè sono usciti dall'Egitto di sicuro parlavano l'egizio, perché ovviamente erano secoli che vivevano lì, quindi su questo non ci sono dubbi. Se proprio vogliamo concedere che parlassero una qualche lingua semitica, visti i tempi in cui siamo, visto il territorio, possiamo pensare che parlassero o una qualche forma di amorreo o una qualche forma di aramaico. Certo, non ebraico, perché l'ebraico non esiste. Sì, una qualche forma di aramaico, perché l'aramaico stava iniziando a diffondersi in realtà, quindi non era, lì era affermato l'amorreo come lingua semitica in quel periodo lì. Quindi questo suono qui è un suono assolutamente arbitrario. Sarebbe un po' come se io ricevessi, come questo qui, l'incarico di occuparmi di come ha ricevuto lui dal suo capo, che si chiamava Elion e che Sitchin conosce come Anu perché legge Sitchin.
Se io ricevessi l'incarico di, che so, occuparmi di un certo territorio della Papua Nuova Guinea, dove vivono 700 popolazioni ancora adesso che vivono al tempo del Neolitico, e io vado lì col mio, diciamo, col mio elicottero, no? Tutto attrezzato, eccetera, quindi scendo, stabilisco un rapporto, come ha fatto lui, stabilisco un rapporto con una popolazione in particolare, questa popolazione nomina dei rappresentanti suoi, cioè diciamo il Mosè del caso, e quindi io e lui discutiamo, e lui mi dice: come ti chiami tu? Io ovviamente gli dico Mauro. E se la sua è una lingua consonantica, lui scriverà MR. Però Mauro nella sua lingua non vuol dire assolutamente nulla. Poi passano i secoli, alcuni esegeti dei Papua Nuova Guinesiani cominciano a ragionare su quel nome, cominciano a dire: dunque MR cosa può voler significare, chissà cosa avevo voluto dire. Niente, io non ho voluto dire assolutamente niente, mi ha chiesto come mi chiamavo, io ho detto come mi chiamavo, punto. Dopo arriva un esegeti appartenente a culture ancora esterne che anche loro si mettono a ragionare su questa roba qui. Lui ha detto come si chiamava, in una lingua che non sappiamo, il suono di quella lingua 4 secoli dopo è stato trasposto con queste consonanti che tra l'altro appunto nessuno al mondo sa come fossero vocalizzate, tant'è che vengono vocalizzati come Yahweh, Yehuah, Yui, basta metterle tutte le combinazioni, tanto sono tutte vere e tutte false, perché nessuno lo sa. Nessuno al mondo lo sa. Poi è chiaro che la teologia non può dire che non sa, e allora la teologia sceglie e poi procede su quella strada. Ma se noi vogliamo ragionare con la nostra testa e praticare, tentare, perché cosa faccio? Tentare di praticare un po' di libero pensiero, non possiamo non tener conto di questa realtà qui. E quindi questo ci tranquillizza, perché se sappiamo di non sapere vuol dire che, vabbè, insomma, non siamo nelle mani di un Dio che ci ha condannati da sempre per l'eternità, a seguito del quale poi noi dobbiamo fare un lungo recupero redentivo, eccetera. La Bibbia non ci ha raccontato quella storia lì, ce l'ha raccontata un'altra. Mosè, visto che siamo lì sulla montagna, gli chiede anche, oltre al nome, gli dice: senti, io ho bisogno di vedere però che tu sei veramente in grado di mantenere le promesse che ci hai fatto, e quindi ho bisogno di vedere la tua potenza, cioè i tuoi strumenti. Allora lui gli dice: va bene, ok, capisco. Quindi pensate all'idea di dover chiedere a un Dio trascendentale, unico, spirituale, no? Dammi delle prove. Mosè sapeva invece che doveva chiedere delle prove, perché se lui non le dava ce n'erano altri ai quali ci si poteva rivolgere. E quindi gli dice: fammi vedere appunto la tua potenza. E lui dice: va bene, ok, d'accordo, però sappi che se io ti faccio vedere la mia potenza e ti passo vicino con la mia potenza, tu muori. Io non posso farci nulla, tu muori. Nel senso che se la mia potenza ti passa vicina, ti ammazza. Se ti passa vicina, perché quelli che stavano 5, 6, 700 metri, cioè alla base della montagna, mica sarebbero morti. Moriva Mosè, che era vicino. Quelli che erano qualche centinaio di metri non morivano. Quindi intanto dobbiamo prendere atto del fatto che questa potenza, o come viene tradotta normalmente la gloria di Dio, uccide. E uccide in modo tale che Dio non può farci nulla. Tant'è che Dio gli dice: però facciamo così, quando io passo con questa roba mia, tu ti metti dietro, non c'è bisogno di traduzione letterale, l'ho trovata sulle vostre dita, tu ti metti dietro queste rocce qui al riparo e allora non muori. Così fa, lui passa con questa roba qui, Mosè non muore, però ha la faccia bruciata, ha la faccia scottata, tant'è che quando scende dalla montagna si deve coprire con un velo, perché non può stare al sole con la faccia scottata, e si può togliere il velo soltanto quando entra dentro le tende. Che cos'era questa roba qui?
rappresentate i primissimi che l'hanno vista e che l'hanno ricordata, che sono i Sumeri, e qui non parlo di Sitchin, ovviamente, è chiaro che non ho potuto esimermi dal leggere tutto ciò che ha scritto Sitchin, ma non ci si può fermare a Sitchin, cioè nel senso che anche qui poi ovviamente è necessario studiare ciò che dicono i cosiddetti sumerologi accademici, per fortuna li abbiamo in Italia, che sono delle autorità mondiali. E allora questa roba che è passata davanti, che la Bibbia chiama in quel caso Kevod, che viene tradotto con gloria, ma che in realtà in ebraico significa un qualcosa di grosso, pesante e potente, cioè se noi dovessimo dire Kevod in italiano potremmo dire che un tir è un Kevod, un elefante è un Kevod, un aereo è un Kevod. Questo ci dice la Bibbia, che davanti a Mosè è passato un Kevod, non la gloria. E quando questo Kevod passa, Dio dice: se ti passo vicino con il Kevod ti ammazzo, io non posso farci niente. Quindi Dio, l'Elohim, non è in grado di controllare gli effetti del suo Kevod. Però un normalissimo mucchio di pietre è in grado di controllare gli effetti del Kevod. Questo lo trovate nelle vostre Bibbie, non c'è bisogno di interpretazioni particolari. Questo Kevod uccide solo se gli sei vicino, se sei a 3, 4, 500 metri non ti uccide. Quindi questa gloria di Dio ha degli effetti spaziali molto limitati, ti uccide a 10, 15, 20 metri, a 300 metri no. Ma se sei dietro delle pietre non muori. Allora, la Bibbia chiama questa roba qui, su cui collegata a questo Elohim e su questa, sulla quale questo Elohim si spostava, chiama Kevod, lo chiama Ruach. Ruach è un termine che viene sempre tradotto con spirito, lo spirito di Dio. Ruach in ebraico significa vento, vento di tempesta, ciò che procede veloce nell'aria producendo vento. Quindi la Bibbia da questo punto di vista è concretamente chiara. Ripeto, stiamo facendo finta che la Bibbia, quando ci dice una cosa, volesse dirci veramente quella. Poi, usciti di qui, ognuno torna a pensare esattamente ciò che pensava prima. Ok? L'assoluta tranquillità. Allora, questo Ruach ce l'hanno descritto prima nella Bibbia quelli che per primi l'hanno visto e ne hanno poi mantenuto il ricordo. E nel cuneiforme sumero, che è una lingua sillabica, non consonantica, c'è la sillaba Ru e la sillaba A. La sillaba Ru è con un pittogramma, cioè nelle prime forme di espressione, era questo. Ru. A. Una roba che non sappiamo che cos'è, che sta sull'acqua essendone distaccata. Siccome non sappiamo che cos'è, allora per chiamarlo prendiamo in prestito un nome direttamente dal Vaticano. Nelle ultime versioni pubblicate dalla libreria editrice vaticana del Lexicon Recentis Latinitatis, che è il dizionario sul quale il Vaticano pubblica gli aggiornamenti dei nuovi termini che inserisce, voi troverete espressioni come navis sideralis, cioè astronave, oppure aerea navis, cioè aeronave, oppure Aerius Viator, cioè astronauta, e poi trovate questa sigla qui, RIV, che vuol dire res, cioè cose, inexplicate, non spiegate, volantes, cioè UFO. Esatto. Cioè questo è in latino UFO. Questo lo trovate nel Lexicon Recentis Latinitatis pubblicato dal Vaticano.
Questa è una roba volante non identificata. Questa è la definizione giusta. Non sappiamo che cos'è. È un rib. Quindi i sumeri, cioè i primi, ci hanno detto che questi qui, quando sono arrivati, chi legge Sitchin ha forse presente il discorso dell'arrivo di questi qui sul Golfo Persico, sono arrivati su una roba volante che stava sull'acqua e ce lo dicono con un'immagine. La Genesi ce lo dice con le parole. Se voi leggete i primissimi versetti, quando c'è scritto Bereshit bara Elohim, cioè in principio creò Dio il cielo e la terra, dice che il Ruach degli Elohim merachefet al pene amaim. Il Ruach degli Elohim merachefet librava al pene su facce di le acque. Cioè, i sumeri ci hanno fatto il disegnino. La Bibbia se lo racconta con le parole. Questa roba qui degli Elohim all'inizio è arrivata aleggiando sulle acque. E il Merachefet, che è un participio del verbo Rachaf, è usato in altri passi della Bibbia e indica sempre quel librare tipico dei rapaci che stanno sospesi nell'aria senza sbattere le ali. Quindi questa roba qui, secondo la Bibbia, stava sospesa nell'aria, senza sbattere le ali, e viaggiava sulle acque. Esattamente come ci dicono questi. Noi stiamo sempre facendo finta che la Bibbia ci volesse raccontare ciò che ci ha raccontato. A me mi viene difficile pensare che questo fosse lo spirito di Dio. Anche perché Rashid al-Qua'i, che è top dell'esegesi biblica, siamo intorno all'anno 1000 d.C., diceva che Elohim viaggiava col suo Ruach, quindi un ebreo, lo dice, viaggiava col suo Ruach e rispondeva ai suoi comandi. Quindi il Ruach dell'Elohim rispondeva ai comandi dell'Elohim. Direi che è difficile, o comunque bisogna veramente chiudere gli occhi. Io non dico che questo sia vero, ovviamente purtroppo non abbiamo prove, ma è difficile chiudere gli occhi di fronte a questo e dire non è vero. Se è difficile dire che non è, che è vero, secondo me è ancora più difficile dire che non è vero. Perché in troppi ce l'hanno raccontato. Io poi metodologicamente rimango alla Bibbia perché è una scelta mia, dopo di me parlerà qualcuno che invece allargherà di molto il discorso. Io finora mi sono messo dei paletti attorno ancora per il nuovo libro che uscirà appunto al più tardi, io l'ho già finito, c'è l'editore che uscirà entro settembre, che è molto più voluminoso di questo qui. Appunto ho scelto di rimanere alla Bibbia, sì, ogni tanto faccio qualche puntatina fuori. Adesso che da alcuni mesi, cioè appunto mentre finivo il libro, ho cominciato a studiare cose che mi arrivano da varie parti del mondo relative alla traduzione delle tavolette con i formi, diciamo poi dopo mi tolgo i paletti, viaggerò molto di più, insomma. Però per adesso rimango all'interno della Bibbia. E pur rimanendo all'interno della Bibbia, ripeto, diventa difficile chiudere gli occhi di fronte a queste evidenze che sono così concrete, precise. Bisogna proprio volerlo fare, bisogna proprio voler chiudere gli occhi. Che è quello che il Ruach o il Kevod è poi quello che, diciamo, tutti gli ufologi di professione conoscono come la visione di Ezechiele. E qualcuno la conosce? Ovviamente. Prego. Esattamente, no? Cioè Ezechiele, profeta, siamo al tempo della deportazione in Babilonia, siamo al VI secolo a.C., lui a un certo punto racconta che sulle rive del fiume Chebar ha visto arrivare dal cielo un carro celeste che arrivava producendo appunto forte rumore, vento di tempesta, eccetera, eccetera, eccetera.
la visco arrivare, la visco scendere. Dopo che questo è sceso, ha visto quattro cose che lui definisce i viventi, cioè quattro elementi che si muovevano, sono arrivati con il carro, e poi però si muovevano anche indipendentemente rispetto a questo carro qui. E fin qui possiamo, chiedo a, possiamo mettere su un attimo, così magari faccio vedere un'immagine. Me l'ho sopportato perché non sapevo di che cosa, nel senso che gli argomenti sono talmente tanti che il mio problema non è stabilire di cosa parlare, ma di cosa non parlare per stare nei tempi, quindi non sapevo bene. E diciamo, poi gli ufologi in genere si fermano al capitolo 1 di Ezechiele, su cui ha lavorato anche la NASA, che ha ricostruito questo carro, l'ingegnere Plavrich ha ricostruito questo carro. Dunque, un attimo, video per conferenza, giù, nuova cartella, Ezechiele, la prima la sua, grazie. Allarghiamo un attimo. Questa è la ricostruzione fatta dalla NASA, del carro visto da Ezechiele. Questa roba qui sotto sono i quattro elementi che Ezechiele poi vede muoversi per conto loro, e li chiama i viventi, cioè come se fossero dotati appunto di vita propria. E fin qui poi ci si ferma, si è fermata la NASA, in genere anche gli ufologi di professione non vanno avanti, ma quando si vanno a leggere invece i capitoli 8 e 9 di Ezechiele, allora ci si accorge di altre cose, ci si accorge che ad esempio questa rappresentazione qui è assolutamente parziale e inesatta, perché Ezechiele rivede un'altra volta questo RIV, tanto per rimanere nella terminologia vaticana, rivede un'altra volta questi quattro elementi qui sotto e dice che questi quattro elementi qui sotto avevano diverse cose. Una era certamente, come è stata rappresentata qui, una ruota in verticale, un'altra era certamente un piede piatto, ma poi dice che avevano anche un sistema di ruote concentriche, cioè dice lui come ruote inserite dentro le ruote. E dice che ha sentito questi che sono scesi da questa roba qui, che erano i sei, ha sentito che la ruota interna di questo sistema concentrico delle ruote la chiamavano Galgal. E nelle vostre Bibbie trovate qualche volta trovate la parola turbine, altrimenti trovate la traduzione che dice ho sentito che queste ruote le chiamavano cerchio. Solo che Galgal in ebraico vuol dire qualcosa di molto più concreto, di molto più preciso, vuol dire ruota che gira rapidamente, collegata al concetto di fiammeggiante. Quindi la traduzione giusta sarebbe, e ho sentito che chiamavano queste ruote turbine, se noi volessimo collegarlo ad un qualcosa di nostro attuale. E poi dice, e lì ho capito che quelle quattro robe là che avevo visto sul fiume Chebar sono i cherubini. Allora io torno all'affermazione che ho fatto all'inizio. Io non so se esistono le corti angeliche, perché non me ne occupo, lascio che ne parlino gli esperti. L'unica cosa di cui sono certo è che se nelle corti angeliche ci sono dei cherubini, non sono quelli di cui parla la Bibbia, perché quando la Bibbia parla di cherubini parla di macchine. Dopodiché esisteranno sicuramente i cherubini, angeli, eccetera,
non entro nel merito, non metto in discussione nulla. L'unica cosa che non posso accettare è che si dica che i cherubini delle corti angeliche sono quelli della Bibbia, perché i cherubini della Bibbia sono macchine, chiaramente macchine. La possiamo andare sull'altro, andiamo un attimo indietro, mettiamo un'altra immagine, tocca tale, quella lì. La rappresentazione più simile dei cherubini, andiamo giù un attimo anche, abbassiamo, ok, la rappresentazione più simile dei cherubini biblici è questa qui, che è un oggetto appartenente alla cultura all'impero di Urartu, cioè siamo alla base del monte Ararat, intorno al 1000 avanti Cristo. La vedete? Le ruote concentriche, il sistema di turbine. Ciò che manca a questo è il sistema di doppie ali, che si aprivano, come dice la Bibbia, e si chiudevano all'occorrenza. Ma questa è la rappresentazione più vicina che esista ai cherubini della Bibbia. Poi i cherubini con i capelli biondi, la luce, sono un'altra roba. Questi qui sono i cherubini della Bibbia. Io con un ricercatore dell'Università di Catania, lì da circa 2 mesi, li stiamo ridisegnando, nel senso che cioè io gli mando le traduzioni, lui mi manda gli schizzi, gli indico le correzioni, eccetera, e quindi poi quando sarò soddisfatto li pubblicherò, ma questa è una statuetta, pure una ventina di centimetri, si trova al Museo di Istanbul. Hanno cercato di dire che era falsa, ma ci sono dicendo che era fatta con polvere in Parigi, insomma, in realtà nessuno, ovviamente, studioso accademico, si è preso ancora la responsabilità di dire che è vera, perché vorrebbe dire che nel 1000 avanti Cristo esistevano navicelle monoposto. E allora nessun docente universitario dirà mai una cosa del genere, perché perde il posto il giorno dopo. Però c'erano queste cose qui. Questo è un tipo di cherubini, ma siccome siamo dentro questo tipo di spiegazione, cherub, cioè la radice cherub, che sarebbe cherubino al singolare, indica, perché questo è il significato della radice cherub o carab, qualunque cosa che copra. Allora, questi qui sono chiamati cherubim, cioè cherubini, perché hanno nella descrizione di Ezechiele le ali che quando sono chiuse coprono. Poi c'è un altro tipo di cherubini che non ha nulla a che vedere con questi qui e che sono i cherubini che si trovano sull'arca dell'alleanza, che sono di una tipologia completamente diversa. Ma siccome fanno sempre parte della cosiddetta area semantica, scusate la parolaccia, insomma comunque di quel insieme di valori di significato contenuti nella radice cherub, che sono chiamati cherubim anche loro perché coprono l'arca dell'alleanza. Ma non sono più questa roba qui, sono un'altra roba. Sono degli elementi che hanno una struttura portante. Ciascuno di essi ha 2 pannelli che vengono chiamati kenafim, che si può tradurre sia come ali, ma molto più semplicemente come parti laterali, che sono contrapposti l'uno all'altro, e la Bibbia dice chiaramente che dall'interno di quei kenafim Mosè sentiva parlare questo qui, Yahweh, quando lui era assente. Cioè Mosè entrava nel cosiddetto tempio tenda che questo signore qui si era fatto costruire nel deserto, nella parte più interna dove poteva entrare soltanto Mosè, Aaron e qualche altro che era predisposto a fare certe cose. Allora quando Mosè aveva bisogno di parlare con questo qui, non si metteva in estasi mistica o in ascolto, ma doveva andare lì dove c'era quella roba lì,
parlava attraverso quella roba lì e dall'interno di quella roba lì sentiva la voce di quello là che era da un'altra parte. Se queste cose non fossero scritte nella Bibbia, ma fossero scritte in un normale libro, che so, un articolo di un giornalista che dice vabbè, insomma, sono stato in quell'accampamento, diceva tutti noi, ma senza nessun problema, non avremo nessuna difficoltà a capire che si parla di un sistema di comunicazione radio, ma appunto senza nessun problema. Siccome lo dice la Bibbia, non è vero. Io faccio finta che sia vero. Poi uscite di qui, ripeto, dovrete pensare che mi sta valendo. Io faccio finta che sia vero. E faccio finta che sia vero, perché questo sistema di comunicazione qui non era soltanto relativo a queste strutture che si chiamano cherubim perché coprivano, ma era collegato a degli altri oggetti che alcuni, pochi, erano autorizzati a portarsi addosso. E che si chiamava Ephod. Era una struttura fatta da un pettorale con 12 pulsanti qui davanti, due spalline con due grossi pulsanti sulle spalline, che scendevano dietro e poi venivano legati davanti in modo che stessero fermi. Quando voi leggete le vostre Bibbie e trovate la descrizione delle FOD, voi troverete sempre scritto opera di artista. Falso. Perché la Bibbia dice Maaseh Hoshev, opera di progettante assemblante, cioè lavoro tecnico. Su questo non c'è nessun dubbio. Questi qui che se lo portavano addosso accompagnavano sempre i capi, e la Bibbia almeno due volte ci racconta di quello che fa Davide con quella roba lì durante delle battaglie. Così poi magari parlo un po' di giganti, non sei lì. Allora, durante delle battaglie, in due battaglie, Davide si trova mal partito, ha bisogno di parlare col suo capo e né si mette in ginocchio, no, chiama uno che si chiamava Eleazar e gli dice: vieni un po' qui, portami le foto. Quindi questo qui aveva addosso questa roba. E solo dopo che lui, che questo qui si è avvicinato, Davide può parlare con l'Elohim, perché se questo qui era lontano, Davide non poteva parlare. Allora, io ho fatto 15 mesi da alpino in una compagnia di assalto della NATO, e quindi ho sempre vissuto in montagna, in esercitazione, facevo alpinismo già prima, quindi ero contento. E quindi io questa scena l'ho vista decine di volte. Cioè il tenente comandante del plotone, piuttosto che il capitano comandante della compagnia, chiama il cosiddetto marconista e gli dice: portami un po' la radio, parla con il comando che sta dall'altra parte. Se questa cosa non fosse scritta nella Bibbia, nessuno avrebbe dei dubbi su ciò di cui si sta parlando, ma siccome è scritta nella Bibbia non può essere vero, deve essere per forza un'altra cosa. Io faccio sempre finta che sia vero. Un'altra volta, scena simile, Davide sta combattendo contro i Filistei e assieme ai Filistei stanno combattendo i cosiddetti Nefilim, cioè i giganti, uno dei quali, dice la Bibbia, aveva 6 dita per arco, cioè 24 dita in tutto, dice l'autore biblico, per essere sicuro di non aver sbagliato. Quindi c'erano dei giganti esadattili. Davide lì si trova veramente mal partito e quindi dice di nuovo a questo qui, che evidentemente era il suo marconista: avvicinami le foto. Questo si avvicina, lui parla con il suo capo e gli dice: cavolo, devo fare, perché lì era veramente mal partito. Il capo arriva con il suo ruach e poi dice la Bibbia: lascia il ruach, cavalca un cherubino, perché la Bibbia dice che sui cherubini si stava seduti come si sta a cavallo, ve la ricordate l'immagine di prima? Cavalca un cherubino, entra nella mischia, piglia Davide e lo porta fuori. E dice la Bibbia che lui, quel signore lì, sul suo cheruv,
fu visto in prospettiva sulle ali del Ruach. Se non fosse scritto nella Bibbia, nessuno avrebbe dubbi di che cosa si sta parlando. Siccome è scritto nella Bibbia, non può essere. Quindi la Bibbia ci dice anche come venivano usati i cherubini. Per questo dico che io non mi occupo dei cherubini. Non accetto che mi si dica che i cherubini sono quelli della Bibbia, perché sono due cose diverse, proprio neanche paragonabili. I cherubini della Bibbia sono macchine. Questo non ho una delle pochissime cose su cui non ho dubbi. E quindi siamo con l'arca dell'alleanza, con queste strutture che ci sono sopra che si chiamano cherubim, cioè anche loro si chiamano cherubini perché coprono, cioè sono messe sopra il caporetto, sopra il coperchio. All'interno di quelle l'Elohim parla. Grazie a quelle Mosè parla con l'Elohim che è lontano. Quando sono fuori c'è una struttura di comunicazione che uno si porta addosso, ed erano soltanto quelli autorizzati a farlo, ma chiunque sa, chiunque ha fatto il servizio militare sa benissimo che quella roba lì non se la metteva a spalle chiunque, il marconista era il marconista, anche lì avevano il marconista. E quando Davide voleva parlare con il suo capo doveva avere quella roba lì, perché senza quella roba lì il suo capo non parlava. Questo è chiaro, tra gli altri. E a proposito di ambiente militare, in Genesi, sapete, ci sono i patriarchi, no? Abramo, Isacco, Giacobbe. Sapete anche che i patriarchi, quando dovevano sposarsi, andavano a cercarsi la compagna nel loro paese di origine, meglio nella famiglia di origine, in questo mantenendo il sistema di matrimoni, fino a un certo punto l'hanno mantenuto, poi l'hanno abbandonato. Era usato, per chi conosce Sitchin, dagli Anunnaki, cioè da quelli che per i Sumeri erano come gli Elohim per la Bibbia, cioè andavano a cercare in genere sorellastre. Io a degli amici genetisti ho detto sarebbe interessante che qualcuno facesse degli esperimenti sui topi per capire che vantaggio evolutivo c'è nel incrociare un maschio con la sua sorellastra, cioè con la figlia, stesso padre ma di madre diversa. Perché questi qui facevano così. E tutte le linee dinastiche e le linee di potere erano garantite da questo tipo di incroci. Quindi anche i patriarchi all'inizio facevano così. Quindi Giacobbe, anche lui, va a cercarsi la moglie all'interno della famiglia. Quando torna con più di una moglie, poi con più di una moglie, con i servi, insomma, con tutta quella che era diventata ormai la sua tribù, il suo bestiame, sta tornando verso la terra di Canaan e succede una cosa bellissima, perché è di una banalità incredibile, tant'è che un versetto al quale nessuno dà un minimo di importanza. Cioè lui sta camminando, la Bibbia dice che a un certo punto gli vengono incontro, cioè si incontra casualmente con due Malachim, e i Malachim sono quelli che vengono normalmente considerati, tradotti come angeli. Quindi arrivano questi due, non parlano, non gli dicono nulla, non c'è bisogno di dirsi nulla, e nella Bibbia è bellissimo perché Giacobbe dice, oh, porca miseria, ma lì c'è un accampamento degli Elohim, e se ne va. Anche qui, chi ha fatto servizio militare, che ha fatto molte esercitazioni, sa che quando ci sono, come dire, esercitazione dove si sta fermi magari per 2 o 3 settimane in un posto, vengono ovviamente costruiti gli accampamenti, e chiunque abbia visto questi accampamenti sa che questi accampamenti sono doppi, cioè la parte ufficiale e la parte della truppa, e sono proprio distinti, si vede benissimo, e si capisce anche che quando qualche civile si avvicina a questo accampamento, quelli 2 almeno o 3 della truppa, cioè quelli di guardia, si avvicinano per dire qui non si può dire. Giacobbe l'ha capito da solo, cioè ha detto, oddio, ma questo qui è un accampamento degli Elohim, gli stanno arrivando i due maghi incontro, ho capito, e se ne va. E dice la Bibbia, e chiamò quel luogo Mahanaim. Con le vostre Bibbie troverete, chiamò quel luogo Mahanaim, e uno potrebbe dire, chiamò quel luogo Canicati di sotto, fuori il popolo, chi se ne frega. No, Mahanaim vuol dire due accampamenti. È il plurale duale di Mahaneh.
Quindi Giacobbe arriva in un versetto di una banalità incredibile, dice: oddio, qui c'è l'accampamento degli Elohim, via. Cioè, lì so che non si può passare, anche perché quelli meno li si incontrava meglio si stava, compresi i cosiddetti angeli, i malachi, che erano sempre fonte di terrore, cioè era meglio non incontrarli. E anche perché nulla a che vedere di nuovo con gli angeli, eccetera, persone in carne ed ossa, si sporcavano, sudavano, puzzavano, dovevano lavarsi, dovevano mangiare, dovevano dormire, correvano il rischio di venire aggrediti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ripeto, qui un conto sono gli angeli, di cui non mi occupo, un conto sono i malachim della Bibbia, che con gli angeli non hanno nulla a che vedere. Comunque, questo succede a Giacobbe, che incontra l'accampamento degli Elohim in questa zona, e lui capisce subito che è meglio andarsene, senza neanche bisogno che gli angeli gli dicano qualcosa. Li vede e se ne va. Possibile che non ci siano domande? Com'è? Era interessante così. Di così agghiacciatamente. Agghiacciatamente chiaro. Allora. C'è l'altro tipo di cherubini, così chiudo il discorso sui cherubini, è quello che è citato in Genesi quando l'Elohim caccia Adamo ed Eva. E ricordate che dice che pone alla porta dell'Eden, insomma di questo giardino, adesso poi ne parliamo un attimo. Ditemi voi, io non ho neanche l'orologio, fate voi. Pone a guardia di un ingresso, perché c'era tra l'altro un ingresso solo, pone appunto i cherubini con, trovate nelle vostre Bibbie, la spada fiammeggiante. E quindi tutta la rappresentazione c'è il solito cherubino con la luce, con la spada in mano. Solo che non è così. Cioè pone, sì, i cherubim, ma con il galgal, cioè con una ruota turbinante fiammeggiante, non con la spada. Cioè pone a guardia una di quelle robette che abbiamo visto prima, cioè una di quelle, diciamo così, navicelle monoposto. E tra l'altro questo sta anche a significare che appunto questo Gan Eden, cioè il giardino dell'Eden, e la parola ebraica Gan vuol dire luogo recintato e protetto, non paradiso. Paradiso deriva dall'evoluzione che c'è stata, nel senso che Gan in ebraico, Har in sumero, Pairidaesa in iranico. Pairidaesa iranico diventa il paradeisos greco, che diventa il paradiso nostro. Ma noi abbiamo un'idea di paradiso, loro ci parlavano di tutt'altro. Era un luogo recintato e protetto che, stando alle etiche sumere, cioè quelle da cui la Bibbia è tratta in gran parte, perché la Bibbia è tratta in parte dai racconti dei Sumeri, in parte dalle, basta leggere Filone di Biblo, gli annali di Tiro, eccetera, in parte è tratta dalla cultura, dalla tradizione fenicia, in parte è tratta dalla cultura cananea, in parte è tratta dalla cultura siro-babilonese. Tanto per avere un pochettino un'idea di questo libro su cui sono costruite tante verità assolute e certe. Allora, appunto c'è questo Gan, quindi questo luogo recintato, che ha un solo ingresso, che è posto niente, quindi bastava per segnare quell'ingresso, lì dentro gli altri non potevano entrare. Quindi quando lui li caccia e pone appunto questa roba qui a guardia. Prego. Bene, meno male. No, mi sono un po' persa della nostra Bibbia, dice la sera sta che parla di quella che viene ufficializzata, è stata presa nel periodo di 800, sì. 900, sì. Dopo Cristo, non la massa, sì. Di Cristo, per cui lei analizza quella Bibbia che comunque
comunque è una delle diverse interpretazioni. Però non è neanche da pensare, si può anche pensare che non sia la traduzione giusta quella che sta analizzando lei, cioè che non sia la storia vera. È una delle tante che ci stanno, che la religione cattolica cristiana è in considerazione. Quindi sì, questa è la sua religione, però poi ci sono tutte le altre che nessuno ha preso in considerazione. Ecco, anche le altre, allora le dobbiamo andare a cercare, per esempio nella Bibbia copta, quindi nella canone copto della Bibbia, che contiene dei libri che questa Bibbia qui, cioè quella su cui sono state costruite le tre religioni, il cristianesimo, il paesimo e l'islam, considerano apocrifi. E difatti, dicevo prima, no? Io fino ad ora mi sono messo dei paletti, nel senso che dico, questo è il libro, cioè il codice masoretico di Leningrado, è il libro che tre religioni dicono ispirato e voluto da Dio. Allora io dico, prendo questo libro e vado a vedere cosa c'è scritto in quello. Adesso che mi trovo i paletti, finalmente, che mi sono messo da solo, inserirò tutta una serie di altre cose che derivano dai testi biblici che quel libro non accetta. E quindi se andiamo per esempio ad inserire l'apocrifo, soprattutto quello etiopico, volendo anche quello slavo, ma di Enoch, che invece è accettato dal canone copto, quindi per loro è un libro canonico, o se noi andiamo a introdurre per esempio a studiare il libro dei Giubilei, che nel nostro canone non c'è, ma che invece lì c'è, si scoprono una serie di altre cose, che sono però, e forse non a caso il motivo per cui sono esclusi dal nostro canone, sono ulteriori conferme alle cose che sto dicendo. Cioè nel senso che lì si trovano descrizioni ancora più particolareggiate, se parliamo, il libro dei Giubilei per esempio ci parla di tutte le femmine di cui la Bibbia nostra non parla, no? Perché sembra che a parte Adamo ed Eva, poi Set, Caino, Enos, eccetera, non si sa nulla di con chi abbiano fatto dei figli. Invece con il libro dei Giubilei lo si sa molto bene, ci sono tutte le genealogie, c'è se è ricostruibile tutto il sistema degli incroci, per cui si capisce meglio anche ciò che c'è scritto nella Bibbia in relazione a Noè, quando si dice che Noè era uomo integro, e si intende non integro moralmente, ma si intende integro geneticamente, cioè dal punto di vista fisico, in relazione alla purezza genetica che gli Elohim Anunnaki volevano e che invece è stata impastardita, come dice la Bibbia, dalle unioni tra i figli degli Elohim e le figlie degli Adam, quando la Bibbia dice che i figli degli Elohim dicono che le figlie degli Adam erano dovot, cioè erano appetibili e adatte a avere rapporti sessuali e a fare figli, e lì c'è stato l'impastardimento. Noè invece ha mantenuto la purezza genetica voluta dagli Anunnaki, lui, la moglie no, però questo aveva una disposizione, e quindi attraverso di lui, attraverso i suoi figli, è stata ricostruita, diciamo, una razza geneticamente più vicina a quella che volevano gli Anunnaki. Ecco, queste cose qui, dai libri, non canonici per noi, ma canonici per altre Bibbie, per questo prima facevo la distinzione, no? Ci sono tante religioni? No, non è un'altra religione, perché in realtà la religione copta è una religione appartenente alla tradizione antico testamentaria. Ma per esempio noi abbiamo nel nostro canone il libro di Tobia, che non viene accettato dagli ebrei, ma non viene accettato neppure dai protestanti. Quindi è come se avessero reso pubblica una Bibbia meno sconda? Sì, non è come se, è proprio così. Sì. Sì, no? Sì, è così. È la lettura. Sì. La versione meno sconda. Esattamente. Beh, tant'è vero che se noi andiamo anche a leggere i Targumim, che sono la Bibbia in aramaico, troviamo altre cose. La Torah? No, la Torah è anche quella che abbiamo noi. Sì, sono i Kumash, sono i primi cinque libri. Sì. Ecco, sono... Sì. Ah, ok. Facciamo... A prescindere dal fatto che
prescindere dal fatto che sia vero o no tutto quello che è stato detto, chi sono queste Saperlo. Cosa volevano? Cosa volevano è abbastanza chiaro. Cioè, è abbastanza chiaro dal momento in cui sono arrivati qui. Cosa volessero prima non lo so. Possiamo, magari poi questo può parlare meglio quello che parlerà dopo di me. Possiamo appunto ipotizzare, perché diceva Sitchin, sono venuti qui a cercare loro perché avevano necessità, eccetera. Ma una cosa è chiara, cioè da quando sono arrivati qui, siccome loro sono molto simili a noi, o noi siamo molto simili a loro, non a caso, perché abbiamo dentro un po' del loro patrimonio genetico, quell'1,1% che ci distingue dai primati, i nostri cugini, che sono fermi come evoluzione da almeno circa 4 milioni di anni, mentre invece noi siamo andati velocissimi dopo questo inserimento, così come ci racconta la Bibbia. Beh, loro quando erano qui hanno cominciato a comportarsi da governanti, e in questo ce lo dice anche la Bibbia in due passi, cioè si sono divisi il territorio, si sono divisi il pianeta Terra, ognuno se ne è preso un pezzo. Questo qui si è preso il pezzo dove vivevano quelli lì. Che questo qui fosse quello che si è preso quel pezzo lì, lo sapevano anche altri popoli, lo sapevano prima degli ebrei. Cioè nel senso che questo qui è documentato e conosciuto lì molto prima che arrivassero gli ebrei. Quindi loro erano i governanti locali che si combattevano tra di loro, usavano i popoli per combattersi tra di loro per i soliti motivi di potere, sono come noi. Come noi. O noi siamo solo, ovviamente avevano un livello tecnologico di conoscenze più alte perché, diciamo, sono arrivati da altre parti. E quindi da questo momento qui la storia ci racconta appunto le vicende, le cronache di governanti locali che prima governavano direttamente, poi come dice Sitchin, quando il potere fu fatto scendere dal cielo sulla terra, cioè quindi quando ha cominciato a nominare dei rappresentanti famosi re sacerdoti, cioè quelli che all'inizio governavano per conto loro, ma loro facevano né più né meno di quel che fanno adesso tutti i potenti della terra, insomma ognuno cerca di accaparrarsi più potere e più ricchezza che può, e questo loro lo facevano. Dopodiché, appunto, io sul fatto questi vengono, torneranno 2012, ci aiutano, non ne so nulla. Io, ognuno deve fare il suo mestiere, io faccio il mio. Prego. Volevo capire meglio questa questione del bisogno di mantenere l'integrità genetica. Piacerebbe anche a me capirlo, per questo cioè, l'unica cosa che posso dire è che era così, nel senso che era dichiaratamente così. Quando questi hanno realizzato questa discorso molto lungo. Allora, quando questi hanno creato questa razza qui sulla Terra, l'hanno creata, questo ce lo dice anche la Bibbia velatamente, se lo spiegano molto meglio i Sumeri, molto più chiaramente, perché noi lavorassimo per conto loro. Schiavi, esatto. All'interno loro, questo lo si legge bene nell'epica di Arshak, che è, di questo presente non parla Sitchin, che è, come dire, il racconto sumero dell'Eden, c'erano i contrasti tra i due grandi capi loro. Per cui c'era uno dei due capi che, diciamo, amava un pochettino di più questa nuova razza, anche perché lui era quello che aveva contribuito a formarlo. L'altro dei due capi che invece, niente, cioè questi qui sono schiavi, devono rimanere schiavi, non rompono le scatole. E nel racconto appunto dell'Eden, sia sumero che biblico, c'è proprio la narrazione di questo contrasto. Quello che interessava a loro era comunque che questa nuova razza mantenesse una sua integrità genetica, perché evidentemente ci aveva costruito con degli obiettivi particolari, e questi obiettivi particolari dovevano essere mantenuti e garantiti, quindi noi dovevamo essere in grado di recepire degli ordini, cioè di capirli con intelligenza e di poi eseguirli, no? nel miglior modo possibile. Tant'è che fino a un certo punto a produrre la nuova razza erano solo loro. Cioè noi non eravamo messi nella condizione di poterci riprodurre autonomamente.
Loro nel loro pantheon, cioè quindi diciamo nelle loro sedi di comando, in effetti mantenevano il comando sposandosi in questo modo. Cioè un maschio, cioè il figlio del capo, sposava una sorellastra che era anche lei figlia del capo ma di madre diversa. Dopodiché spiegare perché lo facessero, ripeto, piacerebbe anche a me saperlo, perché però bisognerebbe appunto che, lo dico subito, che qualcuno appunto sperimentasse se questa cosa ha un vantaggio dal punto di vista genetico e evoluzionistico, no? Certo è che quando poi la Bibbia ci racconta appunto che i figli di questi qui, i maschi, hanno cominciato a vedere che le figlie nostre potevano andare bene, beh, questa cosa ha veramente fatto incavolare i capi in un modo inverosimile, perché questa è una cosa che non doveva assolutamente avvenire, cioè la commistione tra razze non doveva avvenire. Di lì poi viene fuori la storia appunto del diluvio universale. Leggendo le epiche sumere, tra l'altro, in realtà ci sono stati almeno due grandi momenti, di cui uno forse provocato direttamente da loro in un territorio preciso, dove hanno deciso di far fuori quelli che vivevano in quel territorio, proprio eliminare completamente, e invece di un altro grande evento che avrebbe coinvolto anche loro. Però la Bibbia ci dà conto soltanto di uno, mentre invece le epiche sumere ci danno conto di almeno due grandi eventi. Uno molto grande, l'altro molto limitato territorialmente, può darsi che quello della Bibbia sia quello limitato territorialmente. E questo però richiederebbe una rilettura del primo capitolo della Genesi che non abbiamo tempo di fare, perché lì basta cambiare in modo legittimo un pochettino la vocalizzazione e cambia tutto, cioè la creazione non c'entra più niente. Per quando si dice Dio creò il cielo e la terra, in realtà potrebbe voler dire tutta un'altra cosa. Cioè, questi sono, quando sono arrivati su quella roba che abbiamo visto prima, non crearono, ma videro con piacere le parti alte e le parti basse, scelsero di abitare sulle parti alte e hanno fatto nelle parti basse una serie di cose. Penso che guarda tempo. Prego. Volevo chiedere, nel Nuovo Testamento c'è una variazione sul tema, c'è un'evoluzione, la figura di Gesù si rappresenta rispetto a questo tema degli extraterrestri? Allora, cerchiamo di sintetizzare. Allora, sulla figura di Gesù diciamo così, ci sta volendo l'interpretazione ufologica, ok? Ci sta. Nel senso che Gabriele, che va a dare la cosiddetta annunciazione a Maria, Gabriele non è un nome proprio, ma Gabriele deriva dall'ebraico Geber Elo Gabriel, che vuol dire uomo forte di El. Quindi non è un nome proprio, ma è un nome di una funzione, cioè un comandante del gruppo degli El, che va a fare una certa cosa con Maria. Poi che cosa ha fatto lo sa lui, Maria. E questa è una chiave di lettura. Siccome prima di occuparmi appunto dell'Antico Testamento mi sono occupato del Nuovo, traducendolo dal greco una quindicina di volte, e devo dire che il mio punto di vista è che Gesù fosse uno dei tanti predicatori ebrei del suo tempo, intendo dire 100 anni prima di lui, 150 anni dopo di lui, quindi 2 secoli e mezzo, che era un periodo che per tutta una serie di motivi storici che adesso ovviamente non possiamo, la nazione ebraica aspettava il cosiddetto salvatore, ma salvatore non spirituale, cioè quello che avrebbe fatto fuori tutti gli altri, dato il potere a loro, perché questo è interessante. Resto sono poi elaborazioni successive. E lui era un predicatore del suo tempo, diceva le stesse cose che dicevano un sacco di altri rabbi del suo tempo, non diceva sostanzialmente quasi nulla di nuovo, contrariamente a ciò che ci è stato insegnato, faccio un paio di esempi, e soprattutto studiando ciò che veniva insegnato nelle scuole rabbiniche del suo tempo, che erano divise in due grandi gruppi. C'era la scuola di Rav Shammai, che era scuola rigorista, cioè che diceva che la legge va a
applicata alla lettera, per cui siccome Mosè ha detto che si può ripudiare la moglie, e se la moglie ti brucia una pietanza, tu la puoi ripudiare. Poi invece c'era la scuola di Rab Hillel, che era una scuola che diceva che la legge va interpretata secondo logica, secondo ragione, secondo buon senso, per cui la moglie la puoi ripudiare soltanto in casi gravi, esattamente come diceva lui, solo in caso di porneia, no? Cioè quindi solo in caso di grave mancanza sessuale, eccetera. Oppure anche lì le punizioni, ricordiamo quando Cristo arriva stando per lapidare un'adultera, lui dice ferma ragazzi, è vero che Mosè dice che, ma voi pensate un po' dentro di voi, quindi, prima di tirare pietra questa qui, che erano quello che dicevano tutti i maestri della scuola di Rav Hillel. Quando Cristo dice, pronuncia quella famosa frase che io me lo ricordo dal catechismo, viene detta, presentata come esempio di stravolgimento, il suo intento rivoluzionario nei confronti delle scuole farisaiche, quando dice non voi foste fatti per il sabato, ma il sabato per voi, quindi Cristo che mette in discussione il sabato. Tutti i rabbi della scuola di Rav Hillel dicevano lo a te per il Shabbat, a Shabbat a te, cioè non voi per il sabato, ma il sabato per voi. Cioè ha detto una cosa che dicevano decine di suoi colleghi. Poi noi conosciamo lui, perché Paolo di Tarso ha preso lui, l'ha trasformato a suo modo e ha creato una religione che noi chiamiamo cristianesimo, ma che dovremmo chiamare paolinismo, perché con Cristo quella religione lì, nella quale crediamo noi, non ha più, ha pochissimo a che vedere. Perché noi siamo dei, cioè i cristiani sono dei paoliniani, non dei cristiani. E quindi allora, ripeto, ci sta la visione ufologica, adesso dico una cosa, ci sta la visione ufologica, dal mio punto di vista, tra l'altro vedendo i contenuti del suo insegnamento che sono, riprendono moltissimo dei libri dei profeti minori, cioè posso anche ipotizzare su che cosa abbia studiato e su che cosa si è preparato. Di sicuro, visto che Rav Hillel è morto quando lui aveva tra i 25 e i 30 anni, nel periodo della sua preparazione è, secondo me, molto, molto, molto probabile che lui abbia studiato la scuola di Rav Hillel, perché le sue idee sono quelle di quella scuola lì. Quindi nulla di innovativo come decine di altri suoi colleghi. Se voi leggete, lo trovate anche su internet, c'è una traduzione fedele. Giuseppe Flavio, che era uno storico giudeo romano dell'epoca di Cristo, insomma è sopravvissuto lui per qualche decennio, ci ha lasciato diverse opere, tra cui una che si chiama La guerra giudaica, l'ha scritta appunto poco dopo il 70 d.C. ed è un testo nel quale lui racconta appunto la caduta di Gerusalemme ad opera dei romani che sono arrivati e hanno conquistato tutto. Insomma, tolto il culto dal tempio, eccetera, eccetera, eccetera. E tanto per tornare all'interpretazione ufologica, se voi prendete il libro sesto, i versetti che vanno dal 296 al 299, leggerete che Giuseppe Flavio dice che nel mese di Artemisio, che è il mese dopo la Pasqua ebraica, si verificò un fenomeno che è incredibile se non fosse per il fatto che è stato visto da moltissimi testimoni. Cioè dice che i sacerdoti del Tempio udirono nella parte più interna del Tempio un grande frastuono, una voce che diceva noi lasciamo questo luogo, e poi furono visti decine di carri celesti volare tra le nubi e andarsene. Quindi se diamo credito a Giuseppe Flavio, nel 70 d.C. questi qui se ne sono andati. Quindi i carri celesti si intendono sempre le macchine. Quelle erano quelle, sì. La produzione, ma che si proprio volavano su lì nel cielo. Quindi questo lo dice Giuseppe Flavio, che non aveva nessuna intendimento ufologico, tant'ero che il primo a essere stupito è lui, e dice per fortuna l'abbiamo visto in tantissimi, perché altrimenti nessuno mi crederebbe. Ok? Quindi se vogliamo c'è nel periodo di Cristo un riferimento ufologico preciso. Ripeto, lo trovate su internet, se digitate guerra giudaica c'è un PDF, quindi il libro sesto, versetti 296-299, è fedele quella traduzione lì, quindi non richiede altre interpretazioni. Era la sua stessa domanda, grazie. Prego.
Posso solo chiedere una cosa? Sì. Sulla croce Gesù dice, invoca, non so se lo dico esattamente, Elohim, Elohim. No, no. Non dice lui, no. Dice L-I. Allora. Il Mas Baktan I. Non vuol dire. No, no, no. L-I vuol dire El, cioè Signore, I mio. Quindi lo chiama singolare. Le ma, perché? Se Baktan, questo aramaico, hai lasciato I me. Quindi non dice Elohim, lo chiama singolare, cioè si rivolge. No, 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 ci mancherebbe. Prego. E quindi quanto c'è di vero nella storia della vita di Gesù? Qui in quel libro lì, Resurrezione e Reincarnazione, spiego come secondo me è nata l'idea della resurrezione dalla carne, facendo una ricostruzione storico-filologica di come è nato il concetto, di come Paolo sia stato costretto a elaborare quel concetto lì, dalle cose che stavano succedendo. Io direi che se si legge il Vangelo di Marco, secondo me si trova molta verità. Perché il Vangelo di Marco è quello che presenta, che tra l'altro rappresenta nella sua fonte cucio, la fonte iniziale, quello che rappresenta la figura storica, è il più vicino alla figura storica di Gesù, cioè di questo predicatore taumaturgo, cioè insomma che utilizzando certe tecniche che venivano, che sono descritte nei testi di Qumran, nella cultura degli Esseni, utilizzava delle tecniche per curare. Tanto tecniche che alle volte non è che funzionassero subito, no? Perché se pensiamo alla cura, per esempio, del cieco, quando prende la sabbia e gli pulisce gli occhi, questa era una tecnica usata dagli Esseni per togliere certe forme di cataratta, al primo tentativo non funziona, tant'è che gli dice vedi, e lui dice ma vedo come delle ombre, allora lui fa un altro intervento di chirurgia, diciamo così, e allora il secondo intervento poi dopo funziona, quindi non è che se facesse così. Tra l'altro questo corrisponde ad alcuni altri aspetti, per esempio a ciò che si dice di lui nel Talmud Sanhedrin, quindi un racconto ebraico, che dice che questo Yeshua ben Yosef, cioè questo Gesù figlio di Giuseppe, aveva 5-6 discepoli e venne messo a morte perché ingannava la gente con trucchi e altre. Quindi ci sono dei riferimenti a lui extra evangelici. Il discorso dei 5-6 discepoli, tra l'altro, sta prendendo, come dire, una sua concretezza, perché stanno uscendo degli studi dai quali risulta come alcuni. C'è ancora una cosa? Sì. Sì. Quindi praticamente Gesù è stato Allora, secondo la, se vogliamo dare credito all'interpretazione ufologica, lui potrebbe essere uno dei loro figli, geneticamente prodotto, sì. Siamo nell'ambito delle ipotesi saldamente aggrappate alle nuvole, sia ben chiaro, cioè, se bisogna andare a cauti in genere, lì figuriamoci. Però comunque c'è questa possibilità, nel senso che, appunto, come dicevo prima, questo Gabriel, cioè questo uomo forte di El, che svolge certe funzioni, è quello che compare anche a Daniele, cioè al profeta Daniele, e anche lì svolge delle funzioni, cioè è vestito in un certo modo, tra l'altro è curiosamente vestito nel modo in cui che corrisponde ai primissimi disegni che sono stati fatti dalla pastorella delle visioni di Fatima. Cioè i primissimi disegni di questa qui che si è presentata a Fatima, che si sarebbe presentata a Fatima, la rappresentano prima che la cosa venisse presa dalla Chiesa e trasformata poi in Madonna, e quindi nella rappresentazione che noi abbiamo, questa qui è vestita nel modo in cui è vestito il Gabriel nelle visioni, negli incontri che aveva con Daniele. Cioè con una tuta aderente sotto lucente, una tunica sopra, una cintura,
con degli attrezzi messi qui alla cintura che servivano per scrivere rapidamente. Ognuno pensi quello che vuole. E, tra l'altro, leggendo le epiche sumere, questi Gebriel, che sono quelli che nel libro apocrifo di Enoch sono chiamati arcangeli, e arcangeli vuol dire comandanti dei gruppi dei Malachim, che erano divisi in gruppi di 100, di 50, di 20 e di 10. Quindi nel Consiglio Supremo di questi Anunnaki Elohim c'era la figura, appunto, che corrisponde all'ebraico del Gabriel, cioè dell'uomo forte, quindi di chi aveva un certo tipo di potere, che tra l'altro in certi momenti è sicuramente stata coperta questa figura da una femmina, quindi non necessariamente da dei maschi. E quindi questa roba qui, tra l'altro, la collegherebbe a questa apparizione di Fatima, per cui questa femminuccia vestita come il Gabriel della Bibbia, poi dopo tutto è sparito e tutto è diventato entrato nella tradizione che conosciamo. Quelli scritti che hanno scoperto? Com'è? I giganti che hanno scoperto. Lì, la cuffia ringando sono talmente... A San Marino ho incontrato, ero relatore lì al convegno di Roberto Pinotti, ho incontrato quel sardo che studia i ritrovamenti dei giganti lì, mi ha fatto vedere dei denti. Io ovviamente non sono un antropologo, quindi non sono in grado di esprimere un giudizio. L'unica cosa che mi era, siccome lì trovavano schiere di 3,5 metri circa, e quei denti lì facevano pensare a 11-12 metri di altezza. E quindi quando poi ci ho riflettuto un attimo, gli ho chiesto questa e gli ho chiesto anche un'altra cosa, ma non mi ha più risposto, quindi non so. Non so. Diciamo che, allora, per la Bibbia, che esistessero questi qui non c'era nessun dubbio, ma non so se era nessun dubbio, era normale, cioè gli autori biblici ne parlano senza stupirsi, siamo noi che ovviamente ci studiamo, non vogliamo. Ma quando è finito il periodo di peregrinazione nel deserto, stando per cominciare la conquista della cosiddetta terra promessa, Giosuè manda, diciamo, una pattuglia a vedere com'è questa terra qui, perché vuole sapere come devono combattere. Loro nomadi devono combattere con popolazioni stanziali, quindi loro partono da situazioni di notevole inferiorità, e quindi vuole sapere quali sono i sistemi di combattimento e di difesa che hanno questi qui, quindi come sono fortificate le città. Quindi mandano la pattuglia, pochissime persone, questi vanno, fanno tutto ciò che devono fare, poi tornano e dicono: vabbè, insomma, abbiamo visto, questi hanno città così e cos'hanno, questi tipi di armi, eccetera. Ci sono quei popoli lì, quei popoli là, quei popoli là, e poi dicono: e in più abbiamo visto che ci sono ancora i figli di Anak. I figli di Anak sono gli Anakim, che corrisponde per assonanza agli Anunnaki, e lo dicono con grande stupore e dicono: perché noi al loro cospetto ci vedevamo come cavallette e loro vedevano noi come cavallette, quindi non andiamo ad attaccarli perché quelli ci massacrano, nonostante la benedizione di Dio, perché la benedizione di Dio aveva un'efficacia molto ridotta. Cioè, non è che Dio dice: quella terra lì è vostra, dunque loro, cavolo, quella terra lì è vostra, ma se riuscite a conquistarla, io vi do il mio appoggio, però lì bisogna andare a combattere. Tant'è che loro, che erano nomadi e quindi non avevano le strutture tipiche dei popoli stanziali, quindi non potevano per esempio lavorare i metalli, loro non possedevano i carri da guerra. I Filistei, i Fenici, i Cananei, i Moabiti, gli Ammoniti, che vivevano sul territorio, i popoli stanziali, avevano una struttura per la lavorazione dei metalli e quindi avevano carri da guerra. Allora gli ebrei, Giosuè in particolare, stratega intelligente, capiva che pur in presenza della benedizione di Dio che aveva stabilito che loro, cioè se loro volevano vincere le battaglie, erano costretti a combattere in altura, perché nonostante la benedizione di Dio, se loro combattevano in pianura venivano regolarmente massacrati perché gli altri avevano i carri da guerra, e contro i carri da guerra la benedizione di quel signore lì non serviva a nulla. Quindi loro costringevano gli altri a combattere in altura, perché in altura non si possono usare i carri da guerra,
E quindi loro, con azioni che si sono costruiti, stando quei famosi 40 anni nel deserto, dove hanno dovuto prendere questa cozzaglia di gente assolutamente inesistente, trasformarla in popolo e soprattutto creare una generazione di combattenti attraverso i quali andare a conquistarsi la cosiddetta terra promessa, allora loro hanno messo in atto tutta una serie di strategie a seguito delle quali sono riusciti a conquistarsi dei pezzi, sempre vivendo in mezzo agli altri, eccetera. E quindi, insomma, loro avevano questo, dovevano tenere questo tipo di atteggiamento, ma tornando all'inizio, appunto, questi Anunnaki esistevano e come, questi giganti esistevano e come, la Bibbia, in questo libro qui, dico anche a un certo punto dove erano le tre città in cui si sono poi dovuti ritirare, perché questi qui pian pianino diminuivano come numero, e quindi la Bibbia ci dice esattamente i tre posti in cui ancora questi qui si potevano incontrare. Uno di questi si chiama Gat, dove viveva il cosiddetto gigante Golia, contro cui la Bibbia dice che ha combattuto Davide in una parte, da un'altra parte dice che contro di lui ha combattuto un altro. Quindi che Davide abbia ucciso Golia è una bella leggenda che sappiamo, potrebbe non essere vera perché è la Bibbia stessa che la smentisce. Bisognerebbe fare una volta una conferenza sugli errori e le contraddizioni della Bibbia. Cioè, nel senso che se io racconto queste cose qui, e queste cose qui, dal mio punto di vista, assumono una valenza storico-cronachistica perché trovano rispondenze in paralleli nelle storie del Medio Oriente. Poi dopo di me mi racconteranno, penso, di paralleli anche con altre, immagino. Però io, sapete, per adesso sono ancora dentro i miei parenti. Quindi, ma se noi andiamo a vedere esattamente come è stata costruita la Bibbia, gli errori, le contraddizioni, le incongruenze che ci sono all'interno, vi devo dire che è difficile non considerarla niente più che un'unica narrativa. A voler essere buoni, uno la potrebbe inserire nella libreria tra il romanzo storico di Manzoni e la narrativa verista di Verga. A voler essere buoni. Di certo è difficile costruirci sopra delle verità. E quindi bisogna ovviamente accostarsi con libertà di pensiero. Solo questo. Prego. In noi c'è una parte di questi personaggi che non sappiamo chi siano, che ci hanno creati per manipolarci a seconda dei loro voleri propriamente egoistici. A distanza di millenni si manifestano a delle persone nella loro forma, che viene poi rivestita di un ruolo religioso, ma che attraverso quella forma comunque continuano a condizionarci e a dirci che cosa fare in un modo o nell'altro, senza che noi ce ne rendiamo conto. Quindi non ne veniamo fuori, siamo continuamente ancora condizionati da loro, indirettamente schiavi loro. Diciamo così, io faccio il mio mestiere, racconto di allora. Mi hanno contattato i israeliani un mese dopo che è uscito, perché adesso questo libro è uscito, questo libro è stato in distribuzione a giugno dell'anno scorso e adesso è già alla fine della seconda ristampa, e all'inizio mi hanno contattato i israeliani proprio perché ovviamente dentro quel libro, con quelle traduzioni lì, trovano un sacco di conferme per il loro capo, e quindi mi hanno chiesto di entrare. Io gli ho detto che ho troppo rispetto per il mio libero pensiero per pensare di andare in un posto dove c'è un capo che mi dice dove stanno le cose, perché non mi piace proprio per principio. E allora mi hanno detto, ah, ma allora tu vuoi in realtà mettere in piedi un movimento? Gli ho detto, guardate, per rispetto del libero pensiero altrui, guai se qualcuno pensa di venire dietro a me. Nessuno deve venire dietro a me. Ognuno deve ragionare. Io dico delle cose, ognuno le piglia, ne fa quello che vuole, le accartoccia, le butta nel cestino. Quando usciamo di qui, tutti amici come prima. Nel senso che non cambia assoluta. Io racconto le cose che leggo. Alle volte racconto anche, come mi è successo al congresso internazionale del Gauss a Firenze, dove c'erano dei fisici dell'Europa dell'Est, polonesi, dell'aeronautica militare americana,
dove ho detto io vi racconto le cose che leggo, vi racconto anche le cose che non capisco, ma siccome sono scritte così, perché io non sono né un fisico né un ingegnere aeronautico, quindi io ve le racconto così. E poi succede come è successo lì, che subito dopo il mio intervento chiede la parola al fisico Petruccio per dire adesso vi spiego io ciò che il relatore di prima ha letto nella Bibbia, ma che ha detto che lui non mi sapeva spiegare, l'ha spiegato lui, ma non eravamo mica d'accordo. Quindi per dire che, allora io racconto ciò che c'è scritto là, cosa facciano adesso? Non lo so, ho detto prima, io non ho mai visto un UFO in vita mia, sto fuori dagli ambienti dell'ufologia, ma sto fuori proprio perché, cioè, vado a parlare per il gruppo Roberto Pinotti, come vado a parlare per il Gauss, vado a parlare per i gruppi Stargate Italia, vado a parlare per il gruppo Forgione, ero in Umbria 3 settimane fa, proprio perché non mi occupo di ufologia. Nel senso, io faccio il mio mestiere. Quindi, che cosa facciano quelli adesso, se questi ci succhino l'anima? Non lo so. Con i raibiani, appunto, gli ho detto, poi chiudendo, appunto, più troppo rispetto per il libero pensiero altrui per pensare di formare, come dire, un gruppo, una società, io non formo assolutamente nulla, io vado avanti per la mia strada, anche perché io non so dove vado, questo sia ben chiaro, non so dove vado, quindi non posso dire a nessuno, viene dietro a me perché non so dove va, dove vai, non lo so, continuo ognuno per la sua strada. E gli ho detto anche, voi tra l'altro avete un vantaggio rispetto a me, che il vostro capo parla con gli Elohim tutti i giorni, io no, passo dei giorni senza neanche ricevere un sms sul cellulare, per fortuna. Quindi voi ne sapete immensamente più di me, quindi voi fate la vostra strada, io faccio la mia, e quindi non so cosa facciano adesso. Cosa parlavano di quella razza che è stata terra per fare lavorare nel miniere d'oro. Ah sì 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 sì, certo. Poi, sì, sì, personale, sì, c'è sì, 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 è così. Vedete che allora c'è una fonte, c'è una propria di fantasia. No, 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 tant'è che, arrivo subito, tant'è che quando i miti dell'uomo parlano dell'età dell'oro e ci dicono che era l'età in cui l'uomo viveva a contatto con gli dèi, forse non sono miti, sono un ricordo di quando questi qui erano qui a cercare l'oro e gli Adam vivevano a contatto direttamente con gli Anunnaki Elohim perché lavoravano per loro. Quindi in realtà forse anche questi non sono miti, nel senso che man mano che si risale indietro nella storia ci si accorge come tutti i popoli in sostanza raccontino la stessa vicenda, poi ovviamente ognuno con i suoi nomi, con i suoi strumenti culturali, concettuali, eccetera, ma alla fine, mi sa che tutto questo. Sì, come quell'altro assomiglia un po' l'occhio di là, quello che ha disegnato prima. Quello di prima, sì, che in effetti sarebbe, vabbè, la colonna da cui a me guardava, non ce la facciamo. Prego. Lei ha spiegato prima i miracoli di Gesù con una sorta di operazioni tecniche, proprio chirurgiche, ma come si possono spiegare i miracoli che vengono raccontati oggi? Diciamo così, se la Chiesa, in ossequio a ciò che dichiara, di vuole essere estremamente ligia nel definire i miracoli, estremamente attenta, quindi lascio stare i miracoli dei predicatori americani che ne fanno lì in serie, no? Quindi, lasciamo stare. Parliamo di cose quelle che, su quelle sulle quali quantomeno si studia. E se adesso, anno 2011, facesse verificare i 65 miracoli di Lourdes, tra il 35 e il 40% dei miracoli di Lourdes non verrebbero più definiti miracoli, perché la scienza sa come e perché si sono verificati. Il problema dei miracoli è che intanto, appunto, poi se vuole parliamo dell'ultimissimo proprio, quello della siciliana con il ginocchio, eccetera. E il problema dei miracoli che vengono verificati in un certo modo e dichiarati miracolosi una volta per sempre. La Chiesa dovrebbe, secondo me, ogni 25 anni fare riesaminare ciò che è stato dichiarato miracoloso precedentemente. Quindi tutti quei miracoli di Lund, di remissione spontanea della TBC, che quando sono stati dichiarati miracolosi non erano conosciuti dalla scienza,
Di quelle remissioni spontanee del PBC la letteratura medico-scientifica si è riempita nei decenni, per cui nessuno al mondo si sognerebbe di definirle miracolose. Quindi lì bisogna, secondo me, veramente, come dice la Chiesa, essere molto cauti, essere molto attenti, perché in realtà col passare del tempo, se gli esami andassero avanti, ma non vengono fatti, ma se andassero avanti nel modo giusto, beh, il numero dei miracoli si assottiglia, ma di molto, di molto, di molto. L'ultimo dei miracoli, tra l'altro, non ha neppure rispettato le regole della Commissione del Vaticano, nel senso che non è avvenuto a Lourdes, la Chiesa aveva grande bisogno ancora di un miracolo a Lourdes, è avvenuto mesi dopo, e mesi dopo ha richiesto un intervento chirurgico. Quindi, nell'ultimo, cioè di questo, tra l'altro era stata sbagliata la diagnosi sul tipo di cancro che questa signora siracusana aveva al ginocchio, quindi poi diagnosi che è stata cambiata, e comunque nulla è stato rispettato, ma è stato dichiarato miracolo comunque, perché lei è andata a Lourdes nell'estate, la prima parte della guarigione è avvenuta a novembre, e nella primavera successiva ha dovuto subire un intervento chirurgico per riprendere la funzionalità del ginocchio. Nonostante questo, è un miracolo. Però ripeto, io nel merito della fede non entro, nel senso che io ritengo che chi ha la fede se la debba tenere. Se per caso un giorno si dimostrasse, come penso, che sono presuntuoso, abbiate pazienza, che quello che c'è scritto qui è vero, io penso che per un uomo di vera fede non cambia nulla. Cioè questi qui che sono arrivati e fanno parte del disegno provvidenziale di Dio. Quindi Dio continua a esistere. Dio ha scelto la Bibbia come strumento per farsi conoscere dall'uomo. Dio ha voluto la Bibbia proprio così. L'ha voluta lui così. Va benissimo. La fede non va messa in discussione. La fede va solo vissuta con determinazione fino alla fine. Io non ce l'ho, quindi non la posso vivere, ma chi ce l'ha non la deve mettere in discussione. Io non mi sogno mai di mettere in discussione la fede di chiunque, perché la fede è la fede. Sono convinto che la fede salvi la vita, nel senso che salva questa, perché la fede dà un sacco di risposte. Cioè, io ho molte meno risposte di quelle che ha un uomo di fede. Cioè, io non ho risposte alla sofferenza, io posso incazzarmi quando vedo la sofferenza ingiusta. L'uomo di fede ha una risposta a me, quindi lui vive meglio rispetto a me. Benissimo, ok? È una fortuna, è un dono, no? Come si dice. Quindi l'uomo di fede fa la sua strada di fede e io faccio la mia strada di polvere, ma questa mi è capitata e faccio questo. Se una fede che però ti botta e... Voi sapete, abbattetemi quando devo smettere. Ha trovato nei suoi studi della relazione col lavoro di Rudolf Steiner. Dunque, ho trovato per Rudolf Steiner, allora distinguiamo la figura di Rudolf Steiner. Un conto è il pedagogista, no? Cioè quello che poi ha dato delle indicazioni pratiche. Io mi ricordo di Rudolf Steiner il ciclo di conferenze che lui ha dedicato alla Genesi. Ecco. Diciamo che se la Bibbia è fantasia, lì la fantasia è, secondo me, all'ennesimo livello. Cioè, nel senso che lui è andato proprio molto, molto avanti. E siccome io ho letto quel ciclo di conferenze lì, subito dopo aver studiato Moshe per Maimonide, che con Nachmanides e Rashid Troy sono i tre grandi esegeti ebrei, beh, insomma, la differenza tra la concretezza dell'esegesi ebraica e quando trovavo in Rudolf Steiner affermazioni del tipo immaginiamo che cosa vedevano, cioè che cosa si immaginavano gli ebrei quando leggevano certi passi della Genesi, beh, devo dire, scelgo Maimonide, tanto per... Però è un'opinione personale, quindi opinabilissima, ci mancherebbe. Ripeto, io non possiedo nessuna verità da sostituire all'altra.